è tanto importante il selenio? Il selenio in realtà è un minerale veramente essenziale per l'organismo. Perché? Perché oltre a, diciamo così, mantenere anche correttamente il funzionamento tiroideo, è il grande alleato dei capelli, il grande alleato delle unghie, è il grande alleato del sistema immunitario. Il problema è che il selenio, ad esempio, non è contenuto facilmente nei vegetali. Perché? Perché dipende dal terreno dove praticamente questi vegetali sono coltivati. Tanto che in alcuni, diciamo, centri commerciali addirittura si trovano le patate al selenio, perché sono state proprio fatte appositamente per avere dei terreni che sono ricchi di selenio. Allora, dove lo troviamo il selenio? Per portare beneficio, quindi lo ricordo, ai capelli, alle unghie, al sistema immunitario, lo troviamo normalmente nei pesci grassi, diciamo, nelle frattaglie che non siamo molto abituati ormai a mangiare, ma hanno una loro funzione molto utile. Lo troviamo nei cereali integrali, ad esempio, ne sono ricchi i cereali integrali, ne sono ricche le noci brasiliane, i semi della senape, i semi di senape, i molluschi. Il tuorlo d'uovo, ecco le uova, il tuorlo, soprattutto il tuorlo d'uovo, la carne rossa. Ecco, capisco che questo è un problema per tutto questo mondo che è verso, diciamo così, il vegetale, il vegetariano, però il selenio purtroppo, ripeto, siccome dipende dai terreni dove i vegetali sono coltivati, non sempre purtroppo lo ritroviamo, infatti la carenza di selenio può essere un grande problema. Intanto, ripeto, perché è fondamentale il selenio per il corretto funzionamento della tiroide, ma non sottovalutiamo anche il problema dei capelli, specialmente per coloro che hanno capelli aridi, capelli spenti, capelli che cadono, che si spezzano facilmente, molto spesso può essere una carenza di selenio. Quindi ecco, voglio ricordare che quindi riso integrale, cereali integrali in generale, e pesci come possono essere, diciamo così, soprattutto pesci molluschi, i molluschi sono particolarmente ricchi di selenio, le uova e tutto il mondo, diciamo così, delle frattaglie, anche se non siamo più abituati a mangiarne, per chi ha carenza di selenio possono essere un grande aiuto.